Continenti calcistici, Mario Ciuffi, applauso! Sa, 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 sa! Buonasera, come Ana! Come Ana è viola, i masti è beige. Arrivederci! Viola! Sui campi della sfida e del valore, una speranza lì ci consola. Troppo a strisce! No. Dopo si vede alla fine, si mette a sedere Mario. Ecco, guardi. E che si fa messo? Non era per me, l'era destra, lasci perdere. Per piacere, venga, si accomodi. Che va anche il pappagallo? No, non voglio il pappagallo. Buonasera a tutti, buonasera, popolo Mario. Viola. Mario, per chi non lo conoscesse, lei insegna il calcio. Mi tutti. Sì, lei insegna il calcio all'Università del Calcio, cioè in Barmarisa, dove si dice lei abbia una cattedra, giusto? Sì. E a breve impartirò anche lezioni serali al mercato centrale di Firenze. Per dire, insegna il calcio fra zucchine e carciofi. E allora stasera parla accanto a un finocchio, c'è di molta differenza. Ma lo spaverò io, ragazzi, dal 9:30 che ho riparato. Ascolta, hai partorito? Sono troppo bellini, non son tua. Maremma rospa, Simoncini, no, ciuffi. No, rospo te e no. La maremma è da portare. Scusa, e tu mi fa frizzare tutta la schiena. E te allora, stai frizzando. No, io tutti da partorio, l'acqua lente. Senta Mario, a proposito di finocchio, devo dire questo solo, è proprio sonato. Non faccia allusione. Vai, e si sa che tu fa un po' in quella. Come si sa che va? E si sa, sì. E lo vedo mentre li presenti sti ragazzi, dai. Cagliastro, di Parotarco. Grazie. Quelle meline strinte. Sì, perché meline strinte? Cosa? E si sa, l'ha cantata anche Povia a Sanremo. E chi ha cantato Povia? I masti lei un po' gay. Ora sta con Frey. Gli piaceva dei biondone. Ora va coi portierone. Ma non è vero nulla. Scherzo, tu lo sai. Tu sei una tra le 1580 creature che ho lanciato. Di ciao, di calcio. Arrivederci. Arrivederci. E lui davvero ha lanciato un po' tutti. Io sono Ciuffi. Lei è Ciuffi. Lo sai il cielo perché siamo a firmamento? No. Perché l'ho firmato io. Sì. Mario Ciuffi. Perfetto. Senta Mario, ringraziamo piuttosto il pubblico presente. Che tu sei un po' forino. No, ma garbato. Aia, su un piede, ma porca miseria. Tu mi hai preso piena accidentate. Mi era mia scritto questo lì copione, però, Ma come tu resti male? Come resti? Mi frizzognosa. Allora, lo dicevo. Non senti più nulla, che tu passi frizzi a te. Piuttosto, ringraziamo il pubblico di Homeana, forse. Io ringrazio tutto il popolo di Homeana. Oh. Anche se a dirla tutta, te lo vorrei dire. No, e che? Anche come Ana. Ma anche come Ana. Sì. L'ha lanciata lei. E l'ho lanciata. Sì, ora, forza. Sì, ora. Dai. E allora, che cosa? In che senso? Qui è nata e ho battezzato la più grande nobildonna che c'è in Italia. Ma non mi risulta. Non ti risulta? E chi è? Marina Ripa di Homeana. Piacere, sì. Me lo lascia io. Lei e il suo marito Becco, di cui mi pregio avergli fatto le prime corna. Senta, il perché mercato... tu lo sai, alle donne c'è un certo charm and shake. Sì, certo. Il mercato di entrata al momento registra solo l'arrivo di Natali. Sì. La Fiorentina ha preso Natali. Ecco. Con Pasquale. Te le scriveste bischi. E tu la tiravi su. Ecco, avevo paura, me le strido. No, invece si fa sempre più forte la voce di un passaggio Felipe Melo alla Juventus. No! Non nominare il nome dell'appestà! E mi hanno delle balle in viso grosse come chiocciole. Non nominarla! Vabbè, io le strisce le leverei dal mondo! Per me il semaforo si attraverserebbe a caso! Così! Uno va in qua, uno va là! Per me le zebre le sarebbero tutti i ciuffi bianchi! Quindi, se Melo vuole andare da lei! Lei sarebbe la Juventus! E la maiola te! Oh! Tu me la fa morire! No! Insomma, se Melo vuole andare... Non mi fa di cosa c'è anche le creature. No. Sembra del saldo zecchino d'oro, se c'è come Ana. Esatto. Se Melo vuole andare... E coccodrillo come forza! Se Melo vuole andare da lei... Allora, io lo dico. Se Melo diventa strisce, io gli fo le mele a strisce. Quindi frustata, senza pietà e senza vasellina a Melo. Sa, 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 Melo, sa, sa. Melo, e potrei fare la rima ma un lavoro. Arrivederci, siamo in fascia. Senta Mario, parliamo io, fantastico. Io sono Ciuffi. Ciuffi, lei è sempre Ciuffi. Parliamo del progetto della Valle, di questa cittadella viola che include la costruzione del nuovo stadio di Firenze. Un commento. Non mi battere sulla spalla perché è una cosa, guarda. Via, un commento, per piacere.
di calcio, parlo spesso, sì, ma prima buschi adesso. Ah, sì, lui c'ha gli sponsor, c'ha un sacco di sponsor personali che nomina lui stesso. Oh, portalo, attaccalo, attaccalo. Ma ti attacca? No, sta buono, sta buono. Tu mangi un osso buco, sì, però te prova a mordere. Forza allo sponsor. Allora, Randelloni Romano e figlio, Augsburgo e vuotatura Pozzi Neri, da 30 anni il meglio sulla piazza. La tua latrina strabocca e non ne vuole più. Randelloni Romano e figlio, via di Cervello 14 Rosso Scandicci, numero di telefono non me lo ricordo. Randelloni Romano e figlio, l'unica ditta al mondo che non si spartirà mai il tuo bottino. Accorrete numerosi. Anche l'unica ditta al mondo che il sito non ce l'ha, solo su internet. Per ovvi motivi, ora non sto a dire, ma si può. Senta Mario, allora di Harcio, abbiamo pazienza. Mario, avere un parere su questo fantastico progetto della Valle, un progetto che fa sedere a Firenze e la Fiorentina Viola. Io ringrazio il mio amico intimo Diego, te lo spiego come godo se ti vedo. Sì. Diego della Valle. Sì. E affinché questo grande sogno, progetto si tramuti in realtà, affinché, sì, si finalizzi questo progetto, sì, per ringraziarlo, sì, intoniamo tutti insieme l'Ave Diego. L'Ave Diego. Alzate tutte le mani. Alzate tutte le mani. Alzate tutte le mani. Tutti. Giù a scasella un cesta, ecco, tranquilli. Ecco. Tutti sulle mani, sì, tranquilli. Non è una rapina, è solo una pregherina. E che la fa lei? E che c'è le zanzare? C'è uno che mi saluta, sembra il San Pedro. E che si fa? La pregherina. Tranquilli, non è una rapina, è una pregherina. Te magari passa montagna, mettitelo, perché con quel viso. Ave Diego, pieno di lesso, le scarpe sono con te, tu sei benedetto ma non del tronto, perché tu sei nato a Porto Sant'Elpidio vicino a Ascoli, giusto, sia fatta la tua volontà come al Franchi così in trasferta. Ave Diego, non mi do, zitto, l'ho messo in ginocchio, ecco, mettiti in ginocchio. Ave Diego, apri sempre la cassaforte, ricordati la combinazione, perché adesso il sogno è quello. Spianaci Castello, a Palazzo Vecchio faccia al loro, ti asfalta lo sbandoro. Ave Diego, sali veloce sulla ruspa, prima che mi sammosci la frusta, e magari prima del mio fatal malore, regalaci il tricolore. Grande, ale, oh. Mario, grande Mario, questo è bellissimo, questo è stupendo. Mario, prima di chiudere, speriamo intanto che il patron noto industriale della scarpa, no? Il patron della Valle, appunto, accolga la sua. Questa troppo secco, un meglio. E in attesa della grazia, Mario, le tempo di vacanze, in dove la va, dove la passerà l'estate? Quest'anno sarò ospite a casa della Valle, nella sua bellissima villa scarperia, che affaccia su di una scarpata. Cosa ridi? Scarperia. Bischero, masti. Ecco, beh, grazie. Ci saranno a cogliermi la sua famiglia, con i suoi due figlioli. I suoi figlioli. Plantare il suo letto, un maschio e una femmina. E che ti ridi? Plantare. Sono due nomi che aziendalmente calzano a pennello. Poi adesso mi sono cresciuti. Sì, Specie plantare. Non ho pillare un 38, ora le un 43 abbondante. Puzza, sì, un po' di uovo. Mario, la bambina di mastice. Una curiosità, abbia, sì, pazienza. Perché tre scarpe? Una, due e tre. E bischeretto se te. Per una, due e tre, questo è un paio di scarpe di Diego della Valle. Firmate Diego della Valle. È un paio di scarpe. Ma non è un paio, le sono tre. Diego della Valle un paio di scarpe le fa così. Uno, due e tre. Perché? Che c'è? Perché? Perché tre? Da sempre per indossare scarpe della Valle ci vuole un passo in più. Grazie Mario, oh, Cinti. Perché lo sindacare sempre a sindacare. Perché tu? Mi sposta il tavolo, mi sto. Fa un cuntamento. No, paura, mi sposti il tavolo. Spostalo per Marcos. Guadagna gli sti 50 euro. Ritronato. Tutti insieme di ogni squadra ti vogliamo regina. Oh, Fiorentina, Mario Ciuffi, ma ora è ancora il momento.